Ciao ragazzi, allora eccoci qui un'altra volta in diga. Allora, oggi faremo una veloce sessione di pesca. Praticamente andremo a provare con dei jerk, con dei piccoli metal jig e proveremo anche con dei needle perché oggi avevo giusto un'oretta e mezza e volevo provare a vedere, visto le belle giornate che si stanno portando avanti, e provare a vedere se si stava avvicinando qualche predatore, tipo qualche piccola leccia, qualche, in realtà anche sugarello. Magari qualche piccolo serra, chi lo sa, non si sa mai. L'acqua comunque non è ancora pulitissima. La giornata, diciamo, sono circa 22 gradi, quindi non è fredda, e quindi direi che si può provare a vedere. Diciamo, l'orario non è dei migliori perché sono le 3 del pomeriggio, quindi in pieno sole, di solito è un po' più difficile. Però avevo a disposizione questo tempo, quindi ho detto provo, così tengo monitorato in queste sessioni che faccio. Bene, io direi di non perdere altro tempo e andare subito in pesca. Allora, partiamo subito con un VTD e testiamo la parte superiore dell'acqua e vediamo se vediamo qualche cacciata sull'esca. Eccoci qui, allora questa oretta che avevamo a disposizione è passata molto velocemente, abbiamo fatto un po' di lanci, adesso io mi sono messo a riparo, voi non lo vedete ma è venuto su abbastanza vento, quindi è molto difficoltoso per non parlare della tanta corrente.
Allora, abbiamo pescato per lo più con dei jerk e all'inizio, proprio nella prima decina di lanci, abbiamo visto veramente quello che poteva essere un serra, secondo me, perché è arrivato praticamente ha inseguito l'esca, è arrivato fino a pelo d'acqua sotto agli scogli e poi si è girato e è andato via. Peccato, sarebbe stato bello riuscire a prenderlo, però vabbè, la pesca è così e andrà bene la prossima volta. Non abbiamo optato per altre esche perché la troppa corrente, cioè, e soprattutto tanta posidonia in acqua ci avrebbe reso quasi difficile e impossibile pescare, quindi siamo rimasti sui jerk. Abbiamo provato un po' prima che andasse di cattiveria la corrente con dei needle e anche con un VTD all'inizio, però non abbiamo visto nulla. Quindi per oggi direi di concluderla qua. Bene, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, mi raccomando, iscrivetevi al canale e ricordatevi sempre di spuntare la campanellina in alto per essere sempre aggiornato sui prossimi video che pubblicherò. Bene, da Marchetto è tutto. Ciao!